Voci dal coro a cura della parrocchia dei Santi Martiri dell'Uganda, una produzione Radio Più Roma. Nella primavera del 2013 nasce, per volontà del nostro parroco Don Luigi e dell'allora viceparroco Don Davide, un piccolo coro composto da bambini, giovani e qualche genitore, guidato dalla giovane maestra Esther, con il buon proposito di accompagnare l'assemblea nel canto durante la Santa Messa Domenicale delle 10:30. Ricordo che fu una breve ma bella esperienza corale che si concluse a Natale dello stesso anno con la preparazione di un concerto in collaborazione con un altro coro attualmente presente nella nostra parrocchia ed in servizio nelle celebrazioni liturgiche domenicali delle 12, diretto dal maestro Roberto Bencivenga. Quella breve ed intensa esperienza lasciò però in alcuni di noi un piccolo seme che maturò nell'autunno del 2015, quando, riscontrando pareri favorevoli anche da parte di alcuni componenti di quel piccolo coro, decidemmo di esprimere a Don Luigi la volontà di ricostituire un coro che accompagnasse l'assemblea nell'animazione liturgica domenicale delle 10:30. Volontà che lui accolse da subito con grande entusiasmo e che ci aiutò a trovare quella forza e quel coraggio necessari ad iniziare un servizio per la comunità parrocchiale. Iniziamo con un ristretto numero di coristi e chitarristi, guidati dall'allora maestro Simone Archilei, scegliendo tra i giorni settimanali da dedicare alle prove il giovedì sera, subito dopo l'incontro di preghiera dei giovani, in modo da poter coinvolgere nel coro qualche giovane strumentista e cantore. Lentamente il proposito, e perché no, il sogno diventa realtà. L'organico del coro aumenta progressivamente e negli anni si aggiungeranno altri coristi e chitarristi, un organista, un bassista, un suonatore di cajon, due violinisti e un trombettista. L'autunno del 2017 porta una ventata di novità e cambiamenti. La direzione del coro passa sotto la mia responsabilità ed in vista dei preparativi per il tradizionale concerto di Natale organizzato ogni anno nella nostra parrocchia, nasce una collaborazione col maestro Stefano Sinisgalli, presentatoci da Simone qualche mese prima del suo trasferimento da Roma. Ad oggi Stefano collabora con noi, preparando e dirigendo il coro in alcune occasioni particolari, quali concerti e rassegne canore. Il repertorio, creato nel tempo ed in continua crescita, comprende sia canti liturgici ad una o due voci che canti polifonici sacri di autori moderni. Particolare attenzione dedicata alla scelta dei canti, ricercando sempre l'attinenza con il tempo liturgico in corso. Nell'autunno del 2018, nel tentativo di coinvolgere quanto più possibile l'assemblea nel canto liturgico, assemblea con un'elevata partecipazione di bambini e ragazzi in preparazione alla catechesi di iniziazione cristiana, decidemmo di aggiungere alle prove serali del giovedì un'ulteriore sessione di prove della durata di circa un'ora, subito dopo la Santa Messa domenicale delle 10:30. Le prove, inizialmente rivolte solo ai bambini, furono poi successivamente aperte a tutti e così alle voci celestiali dei bimbi si aggiunsero anche quelle più mature delle mamme. Tra i momenti salienti più sentiti dal coro ci sono tutte le celebrazioni più solenni dell'anno liturgico, oltre alle prime comunioni, alle cresime, ai matrimoni e ai funerali. Il coro dei Santi Martiri dell'Uganda non è un coro di professionisti, ma è il coro dei bambini, dei giovani, delle mamme e dei papà. O meglio, come definito da Monsignor Frisina, è un po' la sintesi della parrocchia.